Allora siamo in compagnia di Franco Giordano, infermiere professionale, fotografo amatoriale, iscritto da anni al GIROS, gruppo italiano orchidee spontanee. Certo. Si parla sempre delle orchidee del Gargano, mai quelle dell'Agro Sipontino. Franco, ci vuol dimostrare il contrario. Nell'Agro Sipontino ci sono delle orchidee favolose. Allora Franco, com'è nata questa passione? Allora, fin da piccolo ho vissuto sempre a Manfredonia, ho vissuto sempre in periferia. Periferia quindi significava vivere a contatto con fichidindia, alberi di ulivo, di Che mandorli, circondavano la città, che alberi circondavano la città. che circondavano la città. Quindi Questa quando passione. andavamo a giocare in campagna, non c'era bisogno di andare alla pascoletta in campagna o altro, quindi stavamo in campagna. E durante la primavera e i vari periodi dell'anno si sentivano i profumi e gli odori dell'erba che fioriva o che stava sfiorendo, dei colori degli alberi e tutto, quindi conoscevamo Allora, caro perfettamente. Franco, in che zona hai iniziato a fotografare le prime Le orchidee? prime orchidee le ho fotografate vicino alla chiesa di San Giuseppe, Ah, Monticcio a allora, zona Monticchio, Monticcio. quella piccola zona di fichidindia che è Sì, rimasta sì. ormai circondata dall'abitato e tutto. Lì Sì, c'è di tutto, di scarica e tutto. In mezzo a queste immondizie ci sono pure delle crescono queste belve, meravigliose orchidee. se qualcuno vuole andare si può accomodare e trovare nel mese di febbraio, marzo. In qualche altra zona che hai Altre zone, fotografato? la zona artigianale. La storia generale che è rimasta ancora incontaminata come era all'epoca, che non Benissimo. è. Io Franco, che ho anch'io questa passione per le orchidee, ho trovato tra Posta Rosa, venendo verso Manfredonia, un'altra zona molto bella e anche molto ricca, di orchidee. E poi nel vallone di Prussano anche. Tu Esattamente. mi dicesti prima, nella prima curva, quando si va alla montagna, hai trovato. C'è una vasta zona con parecchie esemplari di Anacanthis pyramidalis, anche albini, quelli normalmente sono rosa, colorazione rosa, Ci ma vuoi dire un po' gli altri esemplari come si allora, chiamano? quella tipica della nostra zona si chiama Ophiris sipontensis, Ah, proprio diciamo in sipontino, onore, no? Che cresce solo da noi. no, che cresce, No, cresce, diciamo. è stata catalogata, è scoperta per la prima volta da uno studioso, non mi ricordo se era tedesco, Diciamo, cresce da noi, va. cresce da noi e quindi in onore alla città di Siponda l'hanno chiamato Ophiris sipontensis. Bello, bello, ci piace. E questo diciamo, è, però, che, diciamo, è una sottospecie di un altro Ophiris, Sì. però Nella che è endemica nella nostra zona. nostra zona. In zona montagna sei mai stato, Sì, Franco, in a zona montagna fotografare? poi è pieno di altre San orchidee. Salvatore, per esempio, la zona San nostra, Salvatore, il nostro agro, il diciamo. nostro lago di San Salvatore, ci sono altre orchidee. Sono orchidee come l'Orchis papilionacea, Bello. di nuovo l'Anacanthis pyramidalis, l'Ophiris lutea, la bombiflora, Ophiris Quindi sono molto bombiflora. molto belle, tutte molto belle. Allora, vogliamo dire al pubblico così che ci Sì. segue, agli amici che ci seguono, che in pianura nel Allora, nostro agro ci sono delle orchidee molto 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 belle. In questo periodo, confermi questo, Franco? tengo a precisare che le nostre orchidee, cioè quelle di Manfredonia e del nostro circondario, quelle in pianura, nascono prima delle orchidee che sono su in montagna. Ah, Perché da ecco. noi già alla fine di gennaio, inizio febbraio, già ci sono le prime orchidee. Da noi già nascono, Da quindi noi nascono prima rispetto, perché lì è sempre più freddo e Invece quindi. andando in montagna si può andare verso fine marzo, inizio di aprile, si può Inizio di cominciare. aprile. Invece da noi il boom è marzo, è pieno pieno di orchidee. Franco, cercheremo di organizzare così Una passeggiata. una passeggiata con tutti gli amici per far conoscere. Certo. E attenzione alle costruzioni perché stiamo devastando il mondo. Purtroppo chi costruisce non c'ha nessuna pallida idea su Questo è cosa un costruire. patrimonio È un che patrimonio è un però piccolo patrimonio. che nessuno sta valorizzando o almeno che a nessuno interessa. Allora, grazie Franco per l'intervista e ti ringraziamo ancora una volta. Un ringraziamento particolare da Manfredonia 24. Io volevo fare un Sì. appello ai più giovani che invece di stare solo in giro, magari si possano dedicare, diciamo, Ah, questo hobby, a questo hobby, a questa questa passione. passione, per salvaguardare Grazie l'arte. ancora Franco Giordano, Bene, grazie ancora. grazie.